Sì, grazie. Guarda, devo dire che, caro assessore, non mi hai convinto rispetto alle risposte che mi attendevo, insomma, non c'è stata una che ha risposto pienamente a quello che io chiedevo. Partiamo dalla questione economica. Allora, io leggo le parole testuali riguardo al bilancio dalla discussione sulla piani di zona dell'assessore, che parlava di due capitoli di spesa ben chiari. Uno era minori in centro diurno e l'altro era minori in comunità. Su questi 200, questi due capitoli di spesa, l'assessore parlava di un taglio di 800.000 euro. A me non interessa se nel frattempo i servizi sociali si sono attrezzati per fare altro attraverso altri capitoli. Io voglio capire, quei capitoli lì sono stati azzerati o no? Cioè, azzerati, scusate. Cioè, è in realtà quello che dice l'assessore o viceversa no? Perché se io faccio ragioniere di mestiere, so bene quel mondo dei numeri, so bene dove si può andare a parlare, perché è facile spostare uno e dire una cosa piuttosto che un'altra. In questo caso io, a me non interessano né i dati accorpati né i capitoli di spesa diciamo, che hanno senso e si chiede per essere assimilati. Io chiedevo di quei due interventi sui quali l'assessore disse una certa cosa e sulla quale sicuramente il Don Alberto Lodi si è basato. E allora o ha detto il falso assessore per te, il falso, insomma, ha detto un dato sbagliato per te, l'assessore, o viceversa, ora io sto dicendo il vero, e così disse Don Alberto Lodi nel suo sfogo sulla stampa, nelle sue considerazioni che sono uscite qualche giorno fa. Quindi su questa risposta, questa domanda non ho avuto risposta precisa. Per quanto riguarda invece la mozione Corrado, io ho tre domande. Allora, ad esempio, si diceva di privilegiare l'aspetto qualitativo rispetto al criterio economico, meramente economico, ragionieristico. Certo, però si è partiti molto male in questa gestione. Grazie.